L'amore è per i cinesi un sentimento così personale, delicato e fragile che non soltanto non si può toccare, ma non si può nemmeno esprimere così che altri, chiunque altro, compresa la persona amata, lo possano a loro volta vedere e toccare. Del resto, tutti i sentimenti, ma in particolare l'amore tra l'uomo e la donna, sono per i cinesi proprietà assoluta e quasi religiosa dell'individuo che li prova. E manifestarli significa non soltanto manifestare se stessi, ma perdere automaticamente questa proprietà. Tuttavia, amare è anche possedere, e nessuno può impedire all'intuito, se non alla ragione, di impadronirsi di quello che può. Ma l'intuito procede al buio e possiede in queste condizioni soltanto l'illusione di possedere, così come un cieco prova l'illusione di vedere le cose che tocca. Sarà discrezione dell'oggetto amato concedere all'illusione un po' più dell'illusione, cioè darsi quel tanto da mai disilludere. Questo evidentemente non avverrà quasi mai con persone estranee a tali concetti, e tantomeno con uno straniero.